Antonio Coluccia da Roma qui a Foggia per partecipare a questa riunione del Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza. Che cosa si sente di dire in merito a questa iniziativa importante aperta anche alla comunità? Innanzitutto mi sento di esprimere la mia solidarietà alla gente di Foggia, ai cittadini di Foggia, perché attraverso la strada del coraggio si possono riappropriare di questa città. I fatti noti che sono successi non ci devono creare paura, non ci devono intimidire, ma allo stesso tempo dobbiamo avere il coraggio della risposta. Il coraggio della risposta è appunto questa riunione che assistiamo oggi, che è un grande segno dello Stato, lo Stato che va incontro ai suoi cittadini, e lo Stato è fatto dei cittadini. E i cittadini devono avere il coraggio di abitare come? Attraverso la denuncia. La paura, l'omertà non aiuta. E poi, come sacerdote, mi rivolgo anche ai battezzati, l'omertà non è un'attitudine cristiana. Lei lavora su un bene confiscato alla mafia, quali sono le difficoltà quotidiane di questa attività? Le difficoltà quotidiane, perché ha beni confiscati alle mafie, è il mantenimento, ma noi andiamo avanti con tanti sacrifici, cercando comunque di far rimanere in questo bene confiscato un grande messaggio, che è un presidio di legalità. E nella nostra Puglia ci sono tanti beni confiscati alla criminalità organizzata, è bene che questi beni poi vengano riutilizzati grazie alla legge 109 del 96 di Pio La Torre.